Sono Antonio Cognata, il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo. Il nostro teatro fa parte delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche Italiane, è uno dei maggiori teatri italiani. In realtà, per dimensioni e budget, siamo il terzo teatro d'opera in Italia. Il nostro è un teatro aperto per 11 mesi l'anno, perché facciamo una stagione invernale, ma anche tradizionalmente una stagione estiva. Quindi lavoriamo praticamente tutto l'anno tranne il mese di ferie e produciamo quest'anno, per esempio, nel nostro cartellone ci sono 10 produzioni, 8 produzioni d'opera e 2 di balletto. Facciamo un totale di oltre 120 serate di spettacolo ogni anno. Come ormai tradizione nel nostro cartellone, noi facciamo una stagione che mischia la tradizione operistica italiana, in senso molto classico con delle innovazioni importanti. Quest'anno, per esempio, abbiamo appena inaugurato la stagione con un Lohengrin di Wagner, uno spettacolo che a Palermo mancava da oltre 40 anni. Poi, ovviamente, abbiamo degli inserti in una stagione più tradizionale come La città morta che produciamo con Firenze, ma anche titoli cari al grande repertorio come Adriana Lecouvier, Cavalleria e Pagliacci, La Butterfly, Simon Boccanegra, Rigoletto e due produzioni di balletto come Romeo e Giulietta, La Bella Addormentata. Tutte le nostre nuove produzioni di quest'anno d'opera sono coprodotte con altri teatri italiani. Il Lohengrin è coprodotto con il Teatro Carlo Felice di Genova, La città morta con la Fenice di Venezia e Simon Boccanegra è una coproduzione con il Teatro Comunale di Bologna. Il nostro è uno dei pochi teatri italiani che ha anche un corpo di ballo, infatti noi alla danza abbiamo dedicato una particolare attenzione nel corso di questi ultimi anni. Quest'anno appunto facciamo due produzioni di danza, una delle quali è interamente prodotta da noi, questo perché utilizziamo con piacere il nostro corpo di ballo e ovviamente promuoviamo la danza che è tra le nostre attività istituzionali. La stagione sinfonica è un altro pezzo della nostra attività. Tradizionalmente, noi nella stagione sinfonica, ormai da qualche anno, mischiamo, generi un po' diversi, per cui andiamo dal grande repertorio dei grandi direttori della tradizione come quest'anno Conlon, Geoffrey Tate, ma ospitiamo orchestre come la Israel Philharmonic Muti per esempio, ma facciamo anche spettacoli un po' diversi, per esempio Noah che canterà con la nostra orchestra, Elio che anche lui canterà con la nostra orchestra, o piuttosto per esempio quest'anno facciamo una produzione in forma di concerto di Faust, di Gounod, con Bocelli. Abbiamo fatto nel passato, nella stagione sinfonica, degli excursus in una musica un po' più diversa dal normale, in una sala di teatro, qui abbiamo fatto uno spettacolo sui Beatles, per esempio, dei concerti intitolati Symphonic Rock, in cui l'orchestra del teatro ha interpretato i Deep Purple, i Pink Floyd, i Rolling Stones. Il teatro da 3 anni ha intrapreso la strada delle tournée, per cui 2 anni fa siamo stati in Giappone con un grande successo di pubblico, mentre quest'anno, quest'estate, andremo in Finlandia invitati dal Festival di Savonlinna, che è un festival specialistico ormai da 40 anni. Il nostro programma La Scuola va al Massimo è l'aspetto più innovativo, la cosa di cui probabilmente siamo più fieri, oltre alla quantità e alla qualità delle nostre produzioni. Abbiamo inventato ormai 2 anni fa degli spettacoli per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, per cui a questi bambini offriamo degli spettacoli prodotti per loro. I bambini e i ragazzi arrivano in teatro preparati dai nostri collaboratori che vanno nelle scuole a spiegare loro lo spettacolo a cui assisteranno, per cui arrivano e interagiscono con lo spettacolo. Questo programma in 1 anno e mezzo ha portato in teatro più di 40.000 tra bambini e ragazzi. I ragazzi, gli spettatori, i piccoli spettatori pagano 3 euro per il loro ingresso, che è un modo, diciamo così, per educarli al teatro e anche al fatto una contribuzione doverosa per questa forma d'arte importante. Questo è un programma che noi abbiamo fatto perché
pensiamo che una delle nostre missioni sia quella di formare il nuovo pubblico. Noi d'altronde utilizziamo fondi pubblici per mantenere intatto un repertorio di un'arte così importante come l'opera o la musica in generale, e quindi pensiamo che formare il nuovo pubblico sia parte del nostro compito.